parte oggi questo progetto assolutamente innovativo che nasce da un bando della Regione Lombardia dedicato alle pari opportunità. È un bando che sviluppa un percorso quadriennale dedicato a 6 aree diverse di intervento. L'amministrazione ha scelto di impegnarsi nell'area del lavoro. È un tema complesso, parlare di lavoro è un tema complesso se si inserisce nell'area delle pari opportunità, ma abbiamo voluto farlo insieme a 8 partner che vengono da percorsi, da ambienti normalmente molto lontani da quelli che il tema delle pari opportunità incrocia. Prima di tutto con i giovani imprenditori di Confartigianato e le donne impresa di Confartigianato, ma anche con l'Ordine degli Architetti, in particolare con il gruppo di Archidonne, che hanno collaborato con grande attenzione e insieme a loro hanno lavorato e lavoreranno sia l'Associazione Aiuto Donna a Uscire dalla Violenza, sia l'Associazione Arci Lesbica. Che cos'è questo progetto? È un progetto dedicato alle donne che possono avere incontrato percorsi di fragilità e che hanno necessità, bisogno, interesse a riprendere alcuni percorsi della loro vita a partire dalla casa, dalla vita in casa e da quello che occorre per saper sviluppare una buona manutenzione della propria abitazione. Questo significa possedere delle competenze in ordine alla gestione della propria casa e qui i giovani imprenditori di Confartigianato sono i nostri riferimenti, anzi le donne di Confartigianato, perché il percorso formativo che appunto parte oggi consta di alcuni momenti di formazione gestiti da donne per le donne su temi che normalmente sono degli uomini, che sono quelli dell'idraulica, dell'elettricista, della gestione della parte, come dire, muraria della casa e così via, creando delle competenze che possono sicuramente servire innanzitutto per gestire la propria abitazione, la propria vita, la vita dei propri figli, ma anche per avviare eventualmente un percorso professionale che domani possa prevedere degli sbocchi lavorativi. Ecco perché anche ABF è presente in questo percorso con una parte formativa che accompagnerà gli interventi sia delle donne architetto sia delle donne di Confartigianato. A questo si aggiungono 2 momenti molto particolari, molto importanti. Una psicologa dell'Associazione Aiuto Donna rifletterà anche con questo gruppo di 15 donne partecipanti al corso sui temi del rapporto con il maschile, soprattutto nel mondo del lavoro, per contrastare fenomeni di violenza. E da ultimo con Arci Lesbica invece incontreremo e ragioneremo anche in modo divertente sugli stereotipi, gli stereotipi di genere, gli stereotipi linguistici che ancora nella nostra comunità, nella nostra società, sul piano culturale sono elementi non solo a cui prestare attenzione, ma anche sui quali occorre continuare a lavorare. Speriamo che questo, anzi siamo certi che questo percorso che è assolutamente nuovo dia dei buoni frutti, è sicuramente interessante per molte donne perché quasi tutte noi siamo dipendenti da uomini che svolgono queste professioni e che considerano normalmente le donne completamente lontane da questi ambienti. È invece ampiamente dimostrato, non solo in Italia ma anche in altri paesi, magari a Bergamo un po' meno, che queste professioni sono anche femminili e che forse le donne sanno essere anche più brave.